Faceva freddo, penso fosse il 1980. Il ricordo è un po' vago perché ero davvero piccola. Una chiesa grande e un coro immenso. Mi ricordo tutte queste persone schierate sull'altare, che parlavano, giravano questi fogli di questi album pesanti e mio padre là in mezzo. Mi ricordo la curiosità, quella sì. Cosa facevano quelle persone da quella parte della chiesa? Lì di solito ci sta il prete. Entra un signore che di spalle a noi si mette davanti alla moltitudine. Dice due o tre cose a me incomprensibili e tutti cominciano, sempre in silenzio, a cercare qualcosa tra i loro album. Poi un gesto, neanche tanto grande, qualche notina flebile dell'organo e la magia. Comincia a cantare ed io riconosco tra le tante voci quella strana canzone che mi cantava mio padre in macchina. Quel giorno ho deciso di entrare in quel mondo. Non sapevo se nella moltitudine o davanti alla moltitudine. Volevo stare da quella parte della chiesa, però. Poi un giorno, nell'aula di storia della musica, ho visto inciso su un banco, col taglierino nel legno, Viva Mozart e l'heavy metal. Un'illuminazione. Non so perché, dato che ignoravo completamente cosa fosse l'heavy metal. Ora, per me Mozart è l'heavy metal, e mica solo lui. Anno di conservatorio e da quel momento il mio atteggiamento a lezione è cambiato. Non imparavo solo per me, non studiavo solo per me, ma perché volevo trasmetterlo agli altri. Questo mi è stato chiaro fin da subito. Avrei voluto insegnare e così ho fatto. Prendevo appunti sui miei quadernoni, su ogni voce, su ogni aria. Avevo fame di imparare e di essere in grado di trasmetterlo. Tipo una missione. Una missionaria della musica, anche se è un po' blasfemo. Missionaria della musica e del canto. Poi, francamente, l'heavy metal non mi ha conquistata. Ma tutto cambia, non si sa mai. Ho maturato nel corso di 15 anni un metodo tutto mio, talvolta poco convenzionale nel modo, ma dopo aver verificato che il metodo Paola funziona, sono sempre più convinta del mio percorso. La consapevolezza per me è fondamentale, la consapevolezza di chi e come si è, la consapevolezza di cosa si può chiedere a se stessi e cosa no. Ho attinto golosa da tutti gli insegnanti che ho avuto. Dai compagni prima e dai colleghi poi. Mi sono goduta il palco e mi godo ogni giorno l'aula in cui insegno. Poi il testo, il libretto e la partitura. Se si legge bene, si possono trovare tra quei foglioni pentagrammati tutte le soluzioni ai nostri problemi. C'è scritto tutto. Ci sono anche le soluzioni a problemi che ci sembrano tecnici. In realtà basta leggere bene tra le righe e leggere bene il rigo. È vero, non ho alle spalle 50 anni di esperienza, anche perché non sono così vecchia, ma ho la mia valigia di esperienza, di emozioni, di delusioni, di soddisfazioni, di tecnica, di studio. Senza gelosia, senza la presunzione di possedere la verità, la mia valigia è aperta per chiunque, con curiosità e determinazione, voglia frugarci dentro.